Radio Gol. Risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. Buonasera a tutti, bentrovati per una nuova puntata di Radio Gol dagli studi di Latte Miele Ascoli a Maltignano. Un saluto da Alberto Crementi, Sandro Conti, in regia Eugenio Gaspari. Sandro, siamo alla terza partita consecutiva che finisce 1-1 per l'Ascoli e praticamente la quarta di campionato è stata disputata. L'Ascoli deve ancora recuperare quella con il Cesena martedì prossimo, però intanto è una delle poche imbattute, ma è anche una delle poche che non ha ancora vinto. Quindi c'è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma io ti direi mezzo vuoto, perché purtroppo i pareggi sì, muovono la classifica, ma servono e non servono. Perché basta già, se invece di tre pareggi avessi perso due partite e vinta una, già avresti ottenuto lo stesso risultato. Cioè, oggi con i tre punti sappiamo benissimo quanto sia fondamentale la vittoria. Però la cosa che incoraggia è che l'Ascoli ha ottenuto questi tre risultati sotto un certo aspetto deludenti, perché avrebbe potuto fare di meglio, però li ha ottenuti attraverso il gioco, non certo attraverso gare sparagnine per rosicare il punto. L'ha vorrei ottenuto... anche far notare, poi ti lascio di nuovo la tua disamina, ti chiedo scusa per l'interruzione, che a differenza dell'altro anno l'Ascoli ha corso veramente pochi rischi in tre partite. Sì, cosa questa, che invece noi entravamo in campo sapendo che bene o male sarebbe arrivata una gragnuola di colpi e prima o poi ci avrebbero affondato. Invece stavolta la Spala ha segnato quasi per caso, il Trapani su un errore difensivo, quindi anche la Pro Vercelli si è fatta segnare al 90° per un errore difensivo, tutte cose evitabili ed evidentemente migliorabili, come hai detto tu, no? Sì, sicuramente rispetto alla gestione Mangia e alla gestione Petrone vediamo del gioco, anche se non ho capito una cosa molto importante. Contro il Lecce la squadra si è schierata in maniera perfetta con due esterni alti, i due terzini, si inserivano sistematicamente. Adesso non ho più visto poi in campionato questo tipo di gioco. Forse sarà questione che con il Lecce c'era un po' più di spensieratezza nel gioco, perché era una Coppa Italia, non è che il campionato ti responsabilizza molto di più, e per cui forse c'è un po' di timore a sbilanciarsi o farsi trovare impreparati. Però la squadra gioca e a volte diverte pure. Un'altra cosa che non riesco ancora a capire è perché viene sostituito sistematicamente Orsolini, che fino al momento della sostituzione risulta essere il migliore in campo, viene sostituito, ma non capisco questo. Tanto più che non so se tu hai notato, quando è uscito dal campo è uscito rabbuiato in volto, non ha nemmeno salutato l'allenatore. Evidentemente al ragazzo non è piaciuto, però si è procurato anche il rigore, ha fatto una bella conclusione, però deve essere disciplinato. Cioè, evidentemente l'allenatore avrà le sue buone ragioni per sostituirlo. È giovane, quindi deve stare molto molto calmo, insomma, anche perché in questo momento io penso che il ragazzo sia frustrato dal fatto che non riesce a fare gol, nonostante che giochi molto bene, che si procuri anche le occasioni per fare gol. È la traversa, è il palo, è le parate e il rigore non so quale sia la gerarchia dei regolisti. Comunque credo che in questo momento Orsolini stia soffrendo questa frenesia del gol, questa mancanza del gol, però arriverà, perché mi hanno telefonato diversi amici
che stanno in mezzo al mondo del calcio, per sapere, per conoscere sto cavolo di Orsolini. Quindi è evidente che ormai è entrato nel circuito che conta, nel circuito che, i cui componenti stanno rivolgendo le loro attenzioni, certo, nei confronti del ragazzo. Quindi basta che sia calmo, pensi a fare gol e a sbloccarsi prima possibile. Bene, abbiamo già alle viste la partita con il Pisa, comunque, perché il campionato con l'infrasettimanale. Sì, con il Vicenza, scusi, parlavo del Pisa perché è il secondo argomento, con il Vicenza in casa. A Pisa, no, poi... soprattutto perché non andremo a Pisa, ma andremo non si sa dove, perché adesso sono in ballottaggio i campi di Chiavari oppure non il campo di Parma. Non disponibile. Perché, come no? Non hanno dato disponibilità. Ecco, ecco, questa è la notizia della Gazzetta di oggi. Allora, probabilmente, se verrà concessa all'Arena Garibaldi sabato prossimo, verrà concessa a porte chiuse perché non è sicura. Quindi, comunque, sarà una trasferta senza i tifosi. E questo può essere un vantaggio per noi, giocare in un campo, certo, che sarebbe infuocato, perché se ad Empoli il Pisa ha portato 8.000 tifosi giocando in casa, ma 8.000 persone che hanno fatto comunque una piccola trasferta, figuriamoci non averli, quanto può essere vantaggioso per noi. Dicevo, comunque il campionato non si ferma, nell'infrasettimanale arriva il Vicenza di Lerda, è una partita nella quale non nascondiamoci dietro un dito, il De Luca si aspetta vincere la vittoria. Dobbiamo vincere. No, dobbiamo. Vorremmo vincere, adesso dobbiamo, comincia a essere un peso per la squadra, però dai, il peso, speriamo che giocando come sta giocando l'Ascoli, c'è il rientro di Caccia, Giorgi andrà in panchina, Lazzari è disponibile di nuovo, quindi non aver risparmiato Caccia in questa trasferta, aver giocato finora sempre senza Giorgi e comunque essere rimasto imbattuto e aver disputato ottime gare, io penso sia un buon viatico. Ma senz'altro, senz'altro, ripeto, la squadra gioca e diverte anche in alcune circostanze. C'è da limare qualcosa, però io credo che sia solo una questione di tempo, di affiatamento. In questo momento le cose si avverte in mezzo a questa squadra la mancanza di un regista, di un playmaker, come piace tanto a te che sei un amante di pallacanestro, uno che sappia dove mettere la palla. Ieri sera, per esempio, guardando la partita Inter-Juventus, vedevo sia Banega che Joao Mario, sono giocatori che sanno dove devono mettere la palla. Ecco, manca un giocatore che abbia quelle caratteristiche lì. Un regista, hai detto benissimo. La prima email che ci arriva oggi, vi ricordo che potete scrivere e telefonare, ritorniamo anche a sentire le vostre voci dopo la puntata scorsa, quando non era stato possibile, visto che eravamo, tra virgolette, io e Sandro in trasferta, come avrete sentito per chi ci segue. Il numero di telefono è 0736 30 41 31, mentre gli sms e i messaggi WhatsApp li riceviamo al 339 81 49 51. Intanto l'email che riceviamo da Pietro, l'indirizzo email è radiogol@lattemieleascoli.it. Altro pareggio poteva essere una vittoria, 3 punti potevano essere 9 solo se ci fosse stato almeno davanti un reparto avanzato pesante. Purtroppo un mercato deludente non ci fa spiccare il salto di qualità, pieno di giovani di belle speranze, sì, ma ancora acerbi. Dispiace vedere il Cittadella, buon per loro, primo in classifica, e mi chiedo perché loro e noi no. Mi direte che ci sono squadre come il Verona che punta al ritorno in A, ma non è primo. Comunque sta lottando per la promozione. Si poteva e si doveva fare di più per avere un Ascoli maggiormente competitivo. Questo è il pensiero di Pietro. Sandro ha lamentato poco fa, Sandro Conti, la mancanza di un regista, però io credo che avere tanti giovani che molti ci invidiano, tutti stanno parlando bene non solo di Orsolini, come ha detto Sandro, ma anche di Cassata, che si sta confermando nelle premesse, chiaramente lui non è nostro, e anche Favilli ha tenuto il campo, questo c'è il diritto di riscatto per noi, Favilli ha tenuto il campo discretamente per essere un esordiente da titolare e doveva sostituire niente po' di meno che Caccia. Sandro, Favilli Perez, pare evidente che ormai il numero due dopo Caccia è Favilli. Sì, io mi auguravo proprio mentre seguivo la partita
che Orsolini facesse gol, e nel momento in cui è entrato Perez mi auguravo che lo facesse anche lui gol, perché anche Perez ha bisogno di sbloccarsi, cioè un gol potrebbe essere la panacea di tutte le sue di tutti i suoi problemi tecnico e tattici. È stato sfortunato su quel colpo di testa con la nuca che a porta vuota, se avesse centrato lo specchio della porta sarebbe stato gol, un bellissimo gol. Parata, no, un attimo, tu dici Perez? Sì, sì, che ha tirato fuori quando ha anticipato il portiere l'uscita. E un altro colpo di testa, quello di Favilli, messo fuori dal portiere dal con portiere, una bella parata. Lì quello di Perez, io l'avevo vista dentro la palla. Lì, sai, è questione di fortuna o di precisione. Di precisione. Vabbè, chiaro, come un po' come per Rossolini che hai detto tu prima, quando ti manca il gol da tanto tempo è sempre più difficile arrivarci. Abituato, no? Nella primavera era abituato a farne a cataste di gol, adesso si sente così un po' frustrato per il fatto, anche perché a volte vuole anche lo vuole cercare forse oltre ogni limite, però io ne vorrei avere un altri 3-4 di Orsolini in squadra, insomma, è un giocatore che si vede subito, insomma, che fa la differenza. Sì, ma poi ne parlano chiaramente bene, come abbiamo detto, anche gli allenatori e gli addetti ai lavori delle altre squadre. In particolar modo noi vogliamo sentire, grazie alla collaborazione con biancorossi.net, il parere del prossimo allenatore che giocherà martedì, quindi domani, al Del Duca, ossia Lerda, allenatore del Vicenza, che parla dell'Ascoli Picchio. Sentiamolo. Allora, l'Ascoli ha una partita in meno di noi, ha un punto in meno di noi, i numeri dicono che ha mai perso, ma neanche mai visto, ha fatto 3 pareggi. Ho visto le ultime 2 partite, l'ultima che ha fatto Trapani, che ha fatto bene, ha fatto un buonissimo primo tempo dove meritatamente è passato in vantaggio, e poi Trapani ha fatto una ripresa di spessore, e alla fine credo che pare sia il risultato più giusto. Non giocava Caccia, che leggo che rientrerà con noi anche Giorgi, che è all'inizio, che è un canale esordio in questo campionato. È un mix di squadra giovane con degli atleti di primo livello. Ho citato Caccia e Giorgi, hanno un giocatore molto importante che sentiremo prestissimo parlare di lui, che si chiama Cassata, è una mezzala che viene dalla Juventus, un giocatore molto importante. Hanno Orsolini, che si sta confermando un giocatore, nonostante la giovane età, un giocatore già pronto per la categoria, perché l'anno scorso esordì proprio contro di noi e quest'anno ha già iniziato molto bene. Quindi è una squadra che ha iniziato bene in questo campionato, ha iniziato bene perché comunque leggo anche i giudizi che sono contenti, che gioca un buon calcio, e quindi stanno bene anche a livello mentale, no? Non hanno avuto almeno in questo inizio campionato, okay, questi alti e bassi che abbiamo avuto noi. È stata una squadra più, come dire, che ha potuto iniziare con una squadra già consolidata al ritiro, quindi è stata più equilibrata. Sandro, le parole ci ha fatto le pulci. Non solo ci ha fatto le pulci, è un allenatore che ci ha studiato, ma ha ricordato che Orsolini ha esordito in Serie B contro il Vicenza, che peraltro quella volta vinse. Ti ricordi l'anno scorso? Sì, arrivò il Vicenza con Lerda alla prima partita. La prima partita, esatto. Venne qui quasi disperato perché doveva rianimare una squadra veramente in coma. Perdemmo una partita ignobilmente. E la riportò in auge alla grande proprio. Comunque ci conosce bene, vabbè, meglio così, tanto speriamo di sorprenderlo in negativo per lui. Cioè di fargli uno scherzetto, diciamo così.
Ma ha vinto una partita a Salerno che è veramente rocambolesca. Ah sì, da 2-0 a 2-2 e poi il gol alla fine. Ma no, ma poi cioè, hanno fatto dei gol, la difesa salernitana è stata imbarazzante nella circostanza, insomma. Salerno ripropone gli stessi errori dell'anno scorso più o meno. Eh sì, c'ha un buon attacco, centrocampo discreto, poi in la retroguardia veramente evidenzia delle carenze di base di alcuni giocatori, per cui sicuramente hanno le potenzialità economiche per poter rimediare a questo, ma certo è che deve stare attento. La Salernitana l'anno scorso si è salvata per il rotto della cuffia. Ah, certo. Perché si è salvata perché per la situazione societaria del Lanciano, perché se avesse incontrato un Lanciano in condizioni normali non l'avrebbe sfangata, no, assolutamente. È probabile, e comunque si conferma, ripeto, una squadra piuttosto in difficoltà in questo campionato, nonostante abbia cambiato ancora allenatore. Questa volta c'è Sannino sulla panchina di Lotito, doveva arrivare Inzaghi, poi dopo il no di Bielsa ha portato Inzaghi in Serie A alla Lazio, tutti sti giri che fra società con sorelle, diciamolo pure, sembra che si possano fare, e va bene. Torniamo un attimo alla giornata di campionato che si è disputata, Sandro, perché in testa troviamo, l'ha citato anche nella sua email Pietro poco fa, il Cittadella, che con 4 partite non solo ha fatto 12 punti, che sono un'enormità, ma ha fatto anche 12 gol. Ma io stavo leggendo proprio poco prima che tu mi interpellassi la formazione del Cittadella. Alfonso, portiere emerito sconosciuto. Vabbè, Scaglia giocava nel Brescia. Salvi, sconosciuto. Pascali, sconosciuto. Cioè Pelagatti, che era nostro. Pelagatti, che era il nostro. Bartolomei, Chiaretti, Litteri, sì, Litteri. Anche Iori si conosce. Iori sì, però anche Iori c'ha la sua età, non è che sia così tanto non giovane. È una squadra votata almeno sulla carta ai primi posti in classifica, però è il solito discorso anche delle squadre che non hanno nemmeno un gran seguito e quindi zero pressione addosso, perché io per curiosità sono andato a vedere una squadra dopo 3 vittorie consecutive e tutti i gol che ha fatto, perché ne aveva già fatti 9 in 3 partite, dice chissà quanta gente andrà a vederlo. Sono andato a vedere 900 paganti. Ma io tu non so, cioè, se sei mai stato al Tombolato? No, non sono mai stato. È un campo da quarta serie. A tribuna è come il nostro parterre, insomma, coperta ma come il nostro parterre, eh. Io non vorrei, ho un piccolo sospetto, nel senso che parta forte in questo momento, è partita forte in questo momento, poi con l'andare delle giornate, sai, con una panchina molto risicata. Vabbè, intanto mette fieno in cascina, sì, dici sì, tu. Ovviamente, vorrei perché stare io al posto. Appunto, poi anche perché l'appetito viene mangiando, no? Certe volte, quando all'inizio giochi così bene, perché sta giocando anche bene, segni tanto, le occasioni le sfrutti tutte, poi ti si apre un mondo davanti, perché magari certo, il colpo di fortuna ti arriva quando non te l'aspetti, la partita che sei in difficoltà ti viene svoltata, ci sono quelle annate sì che ti va tutto bene, e alla fine ti trovi il Crotone in Serie A, ti trovi delle realtà come l'anno scorso Frosinone e Carpi, no? Sì. Che nessuna delle due era mai stata in Serie A, l'anno scorso il Crotone, quest'anno potrebbe essere benissimo il Cittadella. Ma sarebbe una cosa bellissima, perché punirebbe finalmente chi spende e spande e poi non ottiene niente. Cittadella con 4 becchi è prima in classifica. È prima in classifica. E adesso venite a prenderci, ci stai dicendo. Vabbè. Qui bisogna ritornare al calcio di una volta. Vabbè, cioè, Sandro, non è un'utopia, è inutile neanche fare lo stesso. Tanto non si in torna Serie al calcio B, almeno in Serie B. Datemi questa. Ma se un adesso apro una parentesi, la chiudiamo subito perché qui si parla di Ascoli, ma se un De Laurentiis, no, il presidente del Napoli dice che non vuole più andare a San Paolo, a parte che lo stadio fa schifo e tutto quanto perché si vede male eccetera, perché lo insultano, dice io adesso faccio uno stadio da 20.000
entrano tutti i soci, che facciamo solo i soci, e gli altri stiano a casa loro. Cioè questa, sì, ma questi questo vuol dire ammazzare il calcio, questo è ammazzare il calcio. Credono essere dei padri eterni, eh. Calma, calma, i tifosi sono l'anima di una squadra e di una società, quindi questi sono tutti... tutte persone che vogliono meravigliare, vogliono stupire. Intanto arrivano i primi messaggi che andremo a leggere fra poco, però volevo ancora un attimo affrontare il discorso di questa Serie B un po' imprevedibile. Sandro, come sempre diciamo pure, ma la sconfitta della Salernitana, sì, ma la classifica ci dice anche che il Verona e il Bari, che sarebbero le due tra virgolette corazzate, o il Frosinone e il Carpi, che sono le retrocesse, quindi potenzialmente quelle in lotta per i primissimi posti, stanno lasciando il passo a squadre che si chiamano Cittadella, Benevento, che sono là davanti, no? Il Benevento ha gli stessi punti degli altri, e comunque il Benevento qualche soldo ce l'ha messo. Il Carpi gioca male, non ha più quegli automatismi che lo hanno caratterizzato due anni fa e lo scorso anno in Serie A. Fatto 0-0, io l'ho visto precedentemente quando ha perso a Cesena, e in effetti mi sono rimasto molto meravigliato, che è una squadra moscia proprio. Altri messaggi, i primi che vi andiamo a leggere in questo momento. Non oso immaginare se si fa male Augustin, chi c'è in difesa? Pensate se prendevamo un difensore in più d'esperienza insieme a un centrocampista sempre d'esperienza. Ci abbiamo Gigliotti. Se rientra, sì, c'era da divertirsi. Disponibile. Aglietti è un grande allenatore. L'Ascoli gioca un bellissimo calcio. Mancavano quei due giocatori per fare il salto di qualità. Ciao a tutti da parte di Fabio. Allora, Augustin, c'è da dire, fino a questo momento mi ha sorpreso positivamente. Sì. Perché devo dire che ha messo in campo una bella prestanza fisica, anche se ha due cartellini in due partite. Ma chi sta meravigliando oltre ogni più rosea aspettativa è Mengoni. Ah certo, quando la squadra però è ordinata, precisa, compatta e le distanze fra il centrocampo e la difesa sono quelle giuste, evidentemente lui, già galvanizzato dal rinnovo, no? Perché magari non se l'aspettava, certo. Pensava di essere sul piede di partenza, invece la società gli ha dato fiducia e anzi ha la fascia di capitano, visto che non c'è né Caccia né Giorgi, quindi è un grande onore per lui. Lui comunque non ha mai... fatto mancare l'abnegazione, no? E lo spirito, allora, per la maglia, poi veramente. I limiti sono quelli che sono, l'età è quella che è, però finora hai ragione te, i difensori centrali ti ha stupito più di tutti. Sì, esatto, infatti il gol che abbiamo preso stupido a Vercelli, quello al 90esimo, mancava forse quell'esperienza di Augustin e la prestanza fisica, perché c'è lì stato un difetto di comunicazione fra portiere e due centrali, okay. E un centrale, perché era Scinaglia che doveva marcare il suo uomo, era invece sulla linea. Vabbè, ma non rivanghiamo questo, dico solo che, ripeto, la personalità e la fisicità di Augustin mi stanno sorprendendo, quindi si spera che regga fisicamente, anche perché poi aveva giocato con quel turbante in testa l'altra volta, quindi sì. Si è messo proprio anima e corpo a difendere i colori del Picchio, e questo sicuramente ha colpito positivamente i tifosi, ovviamente. Adamo chiede: anche il Livorno l'anno scorso era punteggio pieno dopo tre giornate, poi che fine ha fatto? Ma anche lì è una questione societaria. Purtroppo non si vuole mai dar retta a chi ha più esperienza. Se non c'è una società forte, non si può avere una squadra forte. È una legge, ormai è scritta, è stampata lì. Società forte, squadra forte. Se si comincia Lanciano, ma Lanciano a un certo punto la società non c'era più. Non c'era più la società, Lanciano è retrocesso. Lanciano non giocava male, eh. Si è venduto Piccolo, Mammarella e quell'altro. A posto, finito. Però aspetta, appena venduti, cioè, ha avuto quella reazione con i giovani eccezionale, sì, delle però, 5 vittorie in 7 partite, che poi non pagavano gli grandissimo stipendi. Rimonta, e poi è quello, no? allora l'Ascoli è sulla buona strada, vuoi dire tu? Ma io credo di sì. Noi dobbiamo puntare, cioè abbiamo dei altri giovani interessanti che possono. Sono curioso di vedere l'impatto di Manari in Serie B.
seguo 40 ad Olbia, ma non ha mai ancora giocato, ha fatto solo panchina. Sembrerebbe, da quello che mi dicono, che ci siano un paio di elementi interessanti nella primavera. Noi dobbiamo costruire le nostre fortune, soprattutto economiche, con l'utilizzo di ragazzi del nostro vivaio. Mi dicono nel frattempo dalla regia che abbiamo dei problemi alla linea telefonica, non dipendenti da noi naturalmente, al 304131, quindi l'invito è chiamare lo 0736 30 41 35, quindi non l'uno finale ma il 5. 0736 30 41 35, oggi le telefonate arrivano qui. Mi dispiace per chi magari è abituato a, magari ce l'ha in memoria il numero, ma si tratta di cambiare l'ultima cifra, è un problema tecnico che non dipende da noi. Allora, prossima partita al Del Duca, domani si gioca in casa con il Vicenza. Noi dobbiamo fare il primo break pubblicitario, poi ascolteremo le vostre opinioni, leggeremo i vostri messaggi come al solito e parleremo della partita di domani al Del Duca. Eccoci in studio, vi ricordo di chiamare chi volesse, stasera c'è un numero diverso, dello 0736 30 41 35. Una telefonata è già arrivata, la prendiamo subito. Buonasera. Pronto? Buonasera, sono Claudio. Buonasera Claudio, ben trovato. Buonasera. Niente, che vogliamo dire dell'Ascoli di quest'anno? Secondo il mio onesto parere, dico che per me è una squadra che a me piace vedere, nel senso che comunque io sono per i giovani. È una squadra molto giovane con 4-5 diciamo senatori, che però in questo momento magari stanno dando un po' di meno, nel senso Giorgi non c'è, Cacia magari fa una partita sì, una partita no, l'unico è Bianchi che sta veramente rendendo per quello che può, e Mengoni e Agustin che stanno dando tanto. Io dico una cosa, questa squadra ha solo da migliorare, nel senso che comunque è vero, tre partite, tre pareggi forse dicono poco sul reale valore di questa squadra. Una vittoria col Vicenza secondo me potrebbe dare la svolta al nostro campionato, però potrebbe darla anche in senso diciamo un po' più negativo, nel senso che comunque le squadre giovani sono forti quando prendono coraggio. Una vittoria all'Ascoli in questo momento, una vittoria darebbe il cammino per un campionato più che positivo. Io sono di questo parere, le squadre giovani vanno diciamo hanno un curriculum che deve dare in positività, in poche parole più si vince le partite e più il cammino della squadra andrà meglio. Purtroppo in questo momento tre pareggi, la classifica diciamo dell'Ascoli non è positiva, però secondo me il nostro campionato sarà in salita, capito? In salita in che senso? Difficile da fare, allora, o in salita in arrampicata, no, in salita di classifica? No, in salita vuol dire che secondo me il nostro obiettivo sono le alte posizioni. Io ti dico questo. Bene. Ecco, sono positivo nel mio giudizio, nel senso che comunque è vero, tre pareggi fanno una classifica non ottima, però per come siamo partiti, per diciamo per l'allenatore nuovo che è ottimo, per le assenze e per le aspettative che potremmo dare con una squadra giovane, per me è ottimo il cammino fino adesso. Abbiamo solo da migliorare, basta una vittoria e questa squadra decolla. Questo è il mio pensiero. Grazie. Poi, Claudio, potarsi pure che sbaglio. No, noi ci auguriamo di no, fa piacere sentire ottimismo a inizio campionato. No, l'ottimismo è sempre per le squadre giovani, ci mancherebbe altro. E poi l'allenatore secondo me è veramente ottimo. Arrivederci. Grazie Claudio, una frase che non sentivamo da tanto tempo, Sandro parlare bene così tanto dell'allenatore, tra l'altro un allenatore che non ha mai vinto una partita con la guidando l'Ascoli, sì, sì. Quindi no, è quasi un record. Aglietti il curriculum parla in suo favore. Ma anche insomma, il lavoro che sta facendo mi sembra, no? Sì, c'è ma una squadra che ha un'identità, che ha una personalità e non si fa mettere i piedi in testa dagli altri. L'unica pecca è il primo tempo, vediamo, con la spalla. Vediamo domani sera. Io sono curioso domani sera, sì, di vedere. Adesso ci sono queste due partite, poi Pisa, e qui bisogna dare una prestazioni convincenti. Aspetta che abbiamo un'altra telefonata. Buonasera, chi buonasera, parla? Buonasera, Fulvio Ferretti. Buonasera, Fulvio.
Sandro, da un punto di vista tattico bisogna dar ragione, e mi confermerai questo, che questo allenatore riesce a far giocare la squadra in maniera più equilibrata rispetto ai predecessori di questi ultimi due anni. Sei d'accordo con questo? Sì, 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 per carità. Però io dimmi. Non voglio far incazzare i radioascoltatori. Arrabbiare, si dice arrabbiare. Volevo io tifo Petrone. In che da senso? Da un punto di vista caratteriale, di carica, no, di... Ma no, è una provocazione, dai. Dai, cioè, dai, rispetto all'Ascoli di Petrone, rispetto all'Ascoli di Aglietti c'è un abisso. Dico questo perché, ricordando le telefonate di persone che chiamavano in questi due anni, bisogna dare atto a qualcuno che ha molto criticato gli allenatori in questi due anni. C'era un signore in particolare che non diceva mai il nome, ma la sua voce inconfondibile su Ascoli. Bisogna dare atto che aveva proprio dichiarato, dicendo di questi allenatori che erano proprio somari, e bisogna dare atto che erano questi allenatori che portano una squadra non incredibile ed ho giocatori che non vanno mai in affanno. Basta vedere anche come Mengoni non va in affanno giocando la difesa a due e con dei giovani. Quindi, cioè, probabilmente attualmente la differenza dell'equilibrio la fa l'allenatore. Una sola curiosità, due cose per finire, perché mi ero ripromesso di non chiamare, io spero che chiamino altre persone, non i soliti. Invito sempre i tifosi e i nuovi a fare il numero, chiamare e dire la propria, perché se no siamo sempre i soliti a chiamare e annoiamo. Due cose: una, allenatore sicuramente ha delle grosse qualità. Vorrei dire una cosa solo su Cassata e su Manari. Su Cassata è una curiosità: all'età di 14 anni capita con settore giovanile dell'Ascoli a Empoli, perdemmo 4-0, 4-1 una partita, forse l'unica che il gruppo del 97-98 in quei famosi tre anni che abbiamo fatto divertire e farci ammirare come settore giovanile da tutta l'Italia, perché dove andavano gli Orsolini, Manari, Paolini, Ciabuschi, citerei 20 ragazzi, abbiamo dato spettacolo dappertutto. E c'era Cassata che ci fece due gol, e io sinceramente a fine partita stavo a Empoli e mi recai nello spogliatoio di loro, c'era il padre, e mi avvicinai e gli feci complimenti, perché già a 14 anni si vedeva che era una cosa incredibile. L'ho ritrovato in una partita che l'Ascoli giovanile ha fatto la nazionale di Toratto, presente Sacchi, pure eccezionale. Quindi non lo sarei mai aspettato di ritrovarmi in Ascoli, ma molto piacevolmente, perché questo già a 14 anni si vedeva che era un talento come l'era Orsolini. Su Manari, allora, io il mister li vede tutti i giorni. Manari è un ragazzo che magari non gli fa la fase di copertura, magari non ha un grosso fisico, magari il mister è uno che tatticamente negli allenamenti, nella tattica, è esigentissimo, si vede come la squadra è ordinata in campo, e io non vedo allenamenti, non so se Manari magari non ha queste qualità del rientro, del fatto tattico. Però se potessi chiedere oggi una cosa al mister, di provare a vedere prima della fine del campionato questo ragazzo, perché ha delle qualità incredibili, incredibili. Tanto per essere chiari, c'è i movimenti alla Donadoni, tanto per essere chiari, questo per far capire. E forse, forse, pur essendo il mister che lo vede, lo sa, è un conoscitore tutto quanto, anche se non ha quelle caratteristiche tattiche perfette per il suo modo di giocare tutto quanto, forse invece che mandarlo via, provarlo, perché Jadid è velocissimo e magari lo vedremo nel corso del campionato. Però questo è un ragazzo nostro. I Manari Orsolini erano quelli che facevano la differenza in tutta Italia quando si giocava con i Cassate e tutte le altre squadre. Quindi penso un piccolo consiglio per perorare il ragazzo. Grazie Fulvio. Grazie, buonasera. Grazie Fulvio Ferretti, ha chiesto: da qui alla fine del campionato il tempo non manca, chissà se questo consiglio o suggerimento potrà essere ascoltato dall'allenatore Aglietti. Intanto vi ricordiamo che per stasera il numero di telefono è lo 0736 3041 35.
solo per questa volta, per un problema tecnico che risolveranno, speriamo. 0736 30 41 35. Intanto noi andiamo avanti però con gli SMS e i WhatsApp che arrivano. Non sono d'accordo, dice Adamo Laporto San Giorgio, sul mercato deludente. Abbiamo una buona squadra che può solo migliorare. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e non di stare sempre a lamentarci. C'è un progetto, diamo tempo a questa grande società, il futuro ci appartiene. Questa è un'opinione che abbiamo letto subito. E tra le altre cose, domani Sandro, il Vicenza si presenterà ad Ascoli per la 17ª partita che vedrà opposto i biancorossi ai bianconeri. 16 precedenti con 7 vittorie all'Ascoli, 7 pareggi, 2 sole vittorie del Vicenza, 18 reti fatti dall'Ascoli, 12 dal Vicenza. E per questi dati e queste statistiche ringraziamo come al solito Emiro che ce li manda puntualmente. Ricordiamo che la prima volta fu nel 1974. La memoria storica di Sandro Conti dovrebbe dirci chi segnò l'1-0 con il quale l'Ascoli batté il Vicenza il 22 dicembre 1974 alla 11ª giornata nel campionato di Serie A. Chi poteva essere? Zandoli. Che? Zandoli. Rete di Zandoli, Sandro Conti. È stato, no, io ricordo puntuale. Molto meglio Svoc. Sì, vabbè, Svoc è dei tempi più recenti, siamo negli anni 80. Ci fece nero proprio. Se non l'orologio, Svoc. Anche perché, tra l'altro, quest'estate ho avuto il piacere di conoscere Bonci. Sì, un ex giocatore. Ex Parma che ci purgò all'ultima del girone d'andata nel campionato 71-72 e ci inflisse la prima sconfitta. Era l'ultima del girone d'andata, perdemmo 2-1 a Parma con rete di Bonci e fu la prima sconfitta nel girone d'andata. Nel girone di ritorno poi due volte perdemmo a Olbia e a Massa. Insomma, un campionato di Serie C con solo 3 sconfitte è qualcosa. Cosa di rara, veramente. Rara. Tu di Svoc ricordi quindi il precedente del 2003, 6 gennaio, l'Epifania, Ascoli Vicenza 1-4, reti di Sceda, doppietta di Svoc appunto, rete di Marcolini e per l'Ascoli rigore di Fontana al 65esimo. Si fece a Taglielico alla scuola. Quindi tu ricordi quella partita lì più di tutte? Sì, mi è rimasta. E invece ricordiamo la doppietta dell'anno scorso di Ebagua con espulsione subito dopo il secondo gol, eppure non riuscimmo a rimontare, solamente Milanovic ha giocato. Giocammo male quella partita. L'arbitro a proposito di Milanovic. Sì. A proposito, ancora senza squadra, si sta allenando con la Stella Rossa di Belgrado e sarebbe anche disposto a tornare ad Ascoli, ma è una questione di moneta. Non credo sia solo una questione di moneta. Non è cioè l'Ascoli gli ha fatto una proposta, però è stata economica, non è stata ritenuta congrua. Ci sono problemi fisici che vanno valutati molto molto bene per quanto riguarda lui, sì, e quindi la proposta è stata fatta. Problemi con il ginocchio, ma sembra che ora abbia superato questo. Sembra, poi dopo quando vai a giocare, se ti si ferma dopo due partite cosa fai? Se è libero ci sarà un motivo, secondo me. È stato un inciso a titolo di cronaca, perché questa situazione, certo, a me non dispiaceva di Milanovic quando stava in condizione, in ultimo si vedeva che era sofferente per quel ginocchio. Tranco 71 ci manda un messaggio e dice: onestamente, dai ragazzi promettenti delle altre primavere, e quindi c'è un riferimento ai giocatori che abbiamo in prestito, mi sarei aspettato di più, forse potevamo dare spazio ai nostri o no. A me sembra un po' presto per dirlo, primo perché Cassata è sempre stato uno dei migliori in campo e non vedo proprio che cosa avresti da dire a Cassata, di cui tutti parlano bene e mi sembra l'abbia dimostrato. È arrivato Favilli, che poi tra l'altro
Era della primavera altrui, ma potrebbe benissimo essere un giocatore nostro con il riscatto, e quindi non mi sembra che sia comportato male. Non capisco, forse Jadi può essere stato un po' deludente quando è entrato, però ha giocato anche poco, non è mai stato titolare, perché grazie al cielo abbiamo davanti a lui Orsolini. Non mi sembra che tutti questi ragazzi, chissà cosa dovevamo aspettarci più di quello. Del resto, che l'Ascoli dopo 3 giornate fosse imbattuto in Serie B, anche se solo con 3 pareggi, non capitava da tanto tempo. E poi Sandro, guardiamo un attimo il calendario, perché è interessante una cosa di cui non abbiamo ancora parlato. Delle prossime 4 partite in 2 sole settimane ne abbiamo 3 al Del Duca, e non sono partite proibitive. Come metti che l'Ascoli si sblocca, tu dicevi ha bisogno di sbloccarsi, di come Orsolini ha bisogno di sbloccarsi, anche l'Ascoli ha bisogno di una vittoria. Noi abbiamo il Vicenza in casa, poi il Pisa praticamente in campo neutro o quasi, perché sarà giocata senza il pubblico avversario per le vicende degli incidenti che sono successi con i tifosi del Brescia, poi il Cesena in casa, non è il Cesena dell'anno scorso questo, e poi lo Spezia ancora in casa. Quindi il Cesena è il recupero della giornata che non abbiamo giocato per la chiusura dello stadio, sì, sì. Quindi potenzialmente qui abbiamo sul piatto una decina di punti da portare a casa, Sandro, e lì potrebbe svoltare il campionato. Certo, se uno ragiona sul fatto che in casa va bene, si parte sempre da 0-0, ma tu giochi per vincere, e mi sembra che Aglietti abbia dimostrato che anche in trasferta va a giocarsi le partite. Lo scenario che potrebbe aprirsi è quello di una prospettiva sicuramente rosea con questo calendario. Sì, o no? Sì, ma infatti, io credo di che essere ottimisti non ci voglia niente in questo caso. Nei prossimi 15 giorni si capiranno molte cose di questo Ascoli. Cominciamo domani. Sì, a cercare di capire qualcosa. Un messaggio di Germania Bianconera che dice, come sempre, forza Ascoli, che ironicamente si rivolge ancora a Petrone e dice: come ha detto il mio grandissimo amico Giuseppe, Petrone non petie fa nemmeno lo muratore. Vabbè, infieriamo su un allenatore che comunque non c'è più, e anche se è a libro paga dell'Ascoli Picchio. Il turno di domani prevede, a parte l'anticipo di oggi fra una ventina di minuti o poco più, Cesena Salernitana, Avellino Cittadella, Benevento Provercelli, Brescia Carpi, Entella Perugia, Frosinone Pisa, Novara Latina, Spal Verona, Ternana Bari e Trapani Spezia. Di queste partite, Sandro, quale potrebbe essere una intrigante che tu potresti andare a vedere se non andassi al Del Duca a vedere il Vicenza, Ascoli Vicenza? Ma io onestamente mi piacerebbe vedere questa qui, Ternana Bari, perché la stampa, i giornali stanno pompando oltre misura il Bari. Io l'ho visto giocare 2 volte e mi sembra che sia una squadra sopravvalutata? Sì, però sai, è la piazza, una piazza grande, cominciano a fare oltre 20.000 spettatori a partita, e allora infiamma la fantasia del cronista. Però onestamente non mi piace come gioca questa squadra, che tutti danno per promossa già in Serie A insieme al Verona, però ho qualche dubbio. In effetti ancora se lo devono guadagnare questa Serie A, non hanno dimostrato niente. Aspetta che abbiamo una telefonata al 30 41 35. Buonasera. Bentornati. Bentornata. Ciao Palma, buonasera. E stavo in macchina quando ho sentito dire che il numero era cambiato. Che fortuna che hai avuto, eh? Sarà fortunata, perché sennò avrei chiamato fino a domani. Ci vedevamo allo stadio che ancora ci chiamavi. Allora, io volevo prima salutare l'avvocato Crescenzi, perché sono sicura che sta ascoltando, perché ha detto che gli piace sentire questa trasmissione, i commenti e altre cose. Buonasera. Abbiamo salutato. E più altre persone dopo. Vabbè. Ma niente, volevo dire, io non è che però questo sembra 1-1, ma avvilisce un po', capito? No, non cominciamo, eh. No, ma pensa che l'anno scorso abbiamo fatto 5-0 a 3 consecutivi in trasferta. Sì, però siccome non dimentichiamo. No, ma siccome sono giocatori che
giocano molto nel campo, cioè non è come l'altro anno che non si capiva niente, ma quest'anno c'hanno un gioco, c'hanno tutto. Allora questo 1-1 mi suona male, perché quando vedo la graduatoria, cioè vedo la classifica, oppure vedo i risultati 3-4, 3-2, 3-1, dico, può essere che l'Ascoli più di quello non riesce a fare? Secondo me non c'è una credenza vera e propria tra loro, nel senso, non siamo in cucina, non si sentono sicuri. Anche la difesa, insomma, non mi sembra che tanto per la quale, capito? Ah, non è vero, Palma, dai. Allora, Arietti l'ha detto proprio lui che ha sbagliato. Cosa? Ha sbagliato a cambiare il giocatore nel momento in cui c'era una come si dice, una punizione. Sì, ma lì l'errore non è stato, cioè lì c'è stato un quid pro quo col quarto uomo. Aspetta. Quello, poi dopo. Il quarto uomo li ha costretti a fare questo cambio perché. Sì, veloce, perché lo fanno apposta. Loro volevano aspettare, invece il quarto uomo si è imposto per fare il cambio subito. Lì è stato un po' una mancanza di personalità. Lì dovevi dire no, entra quando lo dico io. Dovevano un po' baccagliare, invece alla fine è andato ragione a lui e l'hanno fatto entrare sbilanciando un po' la difesa. Vabbè, però messo una fretta, poveretto, è stato costretto. Vabbè, però se lui aspettava magari a cambiare, quello non è che gli metteva la fretta, capito? Secondo me devono essere più aggressivi quando tirano per tirare in porta, quando fanno l'assist, quello che deve fare, però devono essere un po' più aggressivi, no, troppo troppa flemma, sento nel tirare, deve essere proprio una bordata, capito? E io quello c'ho paura, speriamo che domani anche i giornali, chi dice che rientra Cacia e Giorgi, chi dice invece che Giorgi rientra, forse Giorgi andrà in panchina quasi sicuramente, non c'è niente, quasi sicuramente andrà in panchina Giorgi. Ho capito, però Giorgi è un elemento che... Sì, però facciamolo recuperare bene, dai, mi sembra che a centrocampo abbiamo trovato un Carpani in splendida forma, abbiamo trovato un Cassata che ha gestito bene di tutto quello che doveva gestire, quindi mi sembra che Bianchi... Carpani sta bene fisicamente e mentalmente. Appunto, quindi non c'è fretta, facciamolo recuperare con calma. Però già bene. Gli altri suvono, come si dice, Nascoli. Calmati, siamo alla terza giornata, dobbiamo recuperare una partita. Vabbè, domani sera, speriamo che domani sera dobbiamo recuperare quella di martedì dopo. Va bene, grazie comunque per la telefonata. Chi devi salutare? Devo salutare tutti, poi non mi va in mente. Per oggi salutiamo tutti, ha già salutato prima l'avvocato. Ci sentiamo domani allo stadio, dai. Luigi Di San Nicolò a Tordino, okay. E me lo dice sempre. Salutiamolo. E Anna Maria di Servigliano. Giustamente. Grazie. E poi Montesilvano, Mondadamo, Monte di qua e di là. Monte di qua. Buona serata, Palma. Ci vediamo domani del Duca. Ciao. Finalmente una squadra non bella, dice Lucio San Marino. Non bella a vedersi, ma che può competere alla pari con tutti. Quindi in questo caso siamo a un complimento. Manuele, domanda per Sandro Conti. Se Orsolini mette il muso alla sostituzione, di chi è la colpa? Di Aglietti? Non credo proprio. Orsolini deve stare molto sereno e non pensare che le partite le deve risolvere lui, perché l'Ascoli di giocatori decisivi ne ha solo uno e indossa la maglia numero 21. Più umiltà e più serenità. Vabbè, Sandro, mi sembra che abbia detto la stessa cosa, eh? Credo di sì. Ha detto proprio chiaramente che è dispiaciuto vederlo uscire così. Sandro stesso ha detto: non condivido la scelta di cambiarlo, però... Se vi andate a riascoltare quello che ha detto Sandro Conti, ha detto Orsolini deve accettare un torto collo, però deve accettare. È esattamente quello che ha detto in questo momento anche di Manuel. Di tempo ce n'ha davanti a sé. Appunto. Bomber di Porto San Giorgio. Abbiamo la futura Under 21, un gioco piacevole e un futuro roseo. Parlati, Pagani, Ciarmela, Tassi nella primavera. Allora, questo è l'elenco dei giocatori di prospettiva. Parlati, credo che sia andato in panchina l'anno scorso un paio di volte. Sì. Quindi abbiamo sicuramente una squadra che con i giovani se la può cavare bene, dicevi tu. Certo. Per quanto riguarda domani, dobbiamo darvi conto anche dell'arbitro. Sarà Marco Piccinini di Forlì. Quest'anno in Serie B ha diretto una sola partita, la vittoria in trasferta del Cittadella clamorosa a Vercelli per 5-1, ed è la sua unica partita
di categoria, perché è un arbitro che viene dalla Lega Pro, dove ha diretto 81 partite con 38 vittorie. Ma sabato, quando ho visto Rapuano, arbitro Rapuano, mi sono messo le mani nei capelli, anche se non li ho, perché l'avevo visto arbitrare la partita del Pisa, quando dopo 4 minuti per un fallo veniale ha espulso il giocatore del Pisa e ha concesso il calcio di rigore contro. Insomma, poi ho rivisto anche a rallenti l'azione. Era stato eccessivo. Era una spinta, invece, una spinta di stavolta gioco. A parte ha gestito, mi sembra, discretamente la partita. Stato bravo. Il rigore che ha dato, consideriamo che era in trasferta, il fallo era nettissimo, come fai a non darlo? Però sai, sei vicino al limite, giochi in trasferta, stai uscendo dall'area, tante volte qualcuno non proprio cuor di leone potrebbe... Se non è stato dato il rigore ieri su Dzeko, quello di Orsolini viene da ridere. Guarda, io non seguo tutte le partite di quella calcio minore, non lo ecco, seguo. Ecco, bravo, esatto. Quindi parliamo del picchio, perché Orsolini in quel caso era vicino alla linea. Dico io, un altro arbitro avrebbe, un Baracani l'avrebbe portato fuori dall'area quando o l'avrebbe ammonito. Fischiare, ecco. Pensavo calcio di punizione contro. Invece no, io pensavo che addirittura avesse intravisto qualcosa. E poi calcio questo rallentatore, invece anche loro non hanno protestato. Se lo vedi rallentatore, c'aveva la gamba in mezzo a quella di Orsolini ed era nettamente dentro l'area. Sciocchezza madornale del giocatore, in questo caso dell'ultima partita, perché cioè, fare un fallo così all'interno della propria area, poi vabbè che sei a Trapani e quasi tutto è concesso, ma insomma, e poi a Trapani ci porta bene, l'anno scorso ce ne dietro due di rigori su quel campo. Quindi se le conquistiamo e perdiamo 4-3, va bene. Ascula ci manda il messaggio che aspettavo. Buonasera, bella partita quella di sabato a Trapani, forse abbiamo patito un po' il caldo e il nostro gran ritmo del primo tempo. Avete notato cosa hanno fatto tra il primo e il secondo tempo a Trapani? Hanno annaffiato metà campo, la nostra parte. A pensar male si fa peccato. Io non l'ho visto annaffiare, a parte che è un sintetico. Sì, l'hanno bagnato? Non ci ho fatto caso io. Sandro, ricordo bene la sconfitta di Parma che hai citato, 2-1, la mia prima trasferta. Andammo oltre 1000 tifosi con il treno, poi al ritorno a Porto d'Ascoli bloccarono il treno con delle traversine sui binari. È vero, ricordi? Pissando mi sembra che siamo attrezzate bene. E mo velubielle, dice Asculà. Quindi io vedo, Sandro, da queste prime telefonate, da queste prime puntate della nostra trasmissione, forse anche per le prestazioni della squadra, che poi il campo che parla, che traspare un ottimismo che mancava da un po' di tempo. Ma sì, non dico entusiasmo, ma ottimismo sì. Cioè, noi siamo stati un po' sfortunati lo scorso anno con gli allenatori, purtroppo, e quindi oggi che abbiamo un buon allenatore che sta cercando di far giocare un calcio più che discreto alla squadra, ovviamente ti induce all'ottimismo. Allora, noi dobbiamo considerare un'altra cosa dell'arbitro Piccinini, che non ho finito di dire prima, l'arbitro che ci arbitrerà domani. È un arbitro facile al cartellino rosso. Non lo conosco. Non lo conosci perché ha fatto una sola partita in B, quella che abbiamo citato prima. Invece in Lega Pro ha diretto 81 partite, 38 le vittorie interne, ma ben 32 espulsioni, che non sono poche, quasi una ogni due partite. Ed è un arbitro evidentemente, ha concesso 16 rigori. Il regolamento ha subito un paio di variazioni molto importanti, molto importanti. Che dovrebbero, quelle di cui abbiamo parlato con gli arbitri la settimana scorsa, esatto. No? Ma non dovrebbero, sicuramente serviranno anche a ridurre il numero delle espulsioni, soprattutto per quanto riguarda i portieri, perché insomma sono i più penalizzati da queste regole del cavolo, proprio direi, perché insomma un portiere... Vabbè, la famosa tripla sanzione che è stata annullata, insomma, perché tripla significa calcio di rigore, espulsione e relativa squalifica. Adesso c'è solo il giallo, insomma. E mi sembra almeno più il giallo è più giusto, direi, a meno che non ci sia la reale intenzione certo, di abbattere e magari fuori casa, ma anche sul fallo di mano, sul fatto del fallo di mano che non dà automaticamente il giallo, ecco. c'è una valutazione, deve essere un'azione pericolosa che viene interrotta o volontarietà evidente e quindi questa.
se tu ricordi nella circostanza, io posi a Massimiliano il problema, chiamiamolo così, del fuorigioco di rientro. Sì. Ma io resto sempre fermamente della mia opinione, cioè che se vogliamo spettacolarizzare il gioco, vogliamo vedere più reti, bisogna fare del calcio e eliminare tutte questi lacciuoli che ci sono. Se tu ti rimetti in posizione regolare, ma ieri, per esempio, no? Io vorrei chiedere a Rizzoli e al giudice di porta. Al giudice di porta non gli avrei dato la diaria. Uno che non vede una cosa del genere, che sta a fare lì a prendere il sole? Il gol che hanno dato alla Fiorentina è pazzesco. Quello addirittura, oltre a stare in fuorigioco attivo perché copriva la visuale del portiere, ha allargato le gambe per far passare il pallone. Più clamoroso di così. Più clamoroso. Allora, che stanno a fare questi arbitri di porta? Senti, sei spettacolare. Tu, non potendo parlare male dell'arbitro che ha arbitrato l'Ascoli, che ci ha dato un rigore in trasferta e ha arbitrato decentemente, sei riuscito a parlare per ben due volte di Serie A per parlare male degli arbitri. Sei incorreggibile. No, ma io non ho stima degli arbitri, quindi non l'avevamo capito. L'ho sempre manifestata e continuerò, perché troppi episodi sospetti, sono episodi sospetti questi, perché non... Ma per la regolarità del gioco, insomma, tu pensa i romanisti che possono pensare? Vabbè, i romanisti stiano zitti, hanno avuto più rigori di tutti, tutta Europa nelle prime giornate, capita, anche perché quello con la Sampdoria lì hanno rubato due punti a Giampaolo, il rigore che poi ha trasformato Totti, al 92esimo. Sì. Quindi se vogliamo parlare di rigore arbitrario, dopo... ci può stare, non ci può stare, amen, cavoli loro, e a noi ce ne frega meno di zero. Vi voglio ricordare, tra l'altro, in chiusura un'iniziativa, un piatto di spaghetti alla matriciana pro terremotati presso il bocciodromo Città di Ascoli in via Marche ad Ascoli, nei pressi della Protezione Civile. Sarebbe Pennile di Sotto. Venerdì 23 sabato 24 e domenica 25 settembre, quindi non il prossimo weekend, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre dalle ore 19 in poi, l'iniziativa si svolgerà al coperto, prezzo 5 euro a persona, di cui 2 euro devoluti, iniziativa senza scopo di lucro, per i terremotati. Quindi il prossimo weekend, venerdì 23, sabato 24, domenica 25, dalle ore 19 in poi, un piatto di spaghetti alla matriciana pro terremotati. Latte Miele ovviamente appoggia questo evento, lo sponsorizza, parteciperemo naturalmente con grande entusiasmo. Per informazioni ci si può rivolgere proprio all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofilo Città di Ascoli, il cui numero di telefono è 0736 41 900 41900. Abbiamo sentito le opinioni di tutti i tifosi, mi ha fatto sorridere un post che ho letto ultimamente su Facebook, che faceva, c'era un riferimento di un tifoso che rimproverava un altro tifoso, diceva: voi qua su Facebook siete come quelli che telefonano a Radio Gol, quando perde l'Ascoli arrivano 100 telefonate, quando le cose vanno bene ne arrivano 3. È normale. D'altronde Cecco Lasco ha detto che siamo una città dove la polemica, lo disse nel 400, figurati. Va bene, allora noi comunque vi salutiamo, vi diamo appuntamento naturalmente per domani al Del Duca, la radio cronaca in diretta dalla Del Duca per Ascoli Vicenza, l'inizio è fissato alle 20:30, non mancate. Poi ci sentiremo giovedì, occhio alla prossima, che sarà come oggi per noi un duplice appuntamento, il commento alla partita con Vicenza e le anticipazioni della partita con il Pisa, che come detto si giocherà sicuramente a porte chiuse e bisognerà vedere anche dove, perché non è ancora detto che l'Arena Garibaldi verrà concessa dal prefetto dopo i problemi che ci sono stati per quegli 80 d'Aspoli. Ma voglio degli esempi
veramente non entriamo nel merito, perché ci sono stati fatti anche degli errori organizzativi notevoli, perché i tifosi del Brescia sono stati fatti andare dove c'erano i tifosi del Pisa, e se tu fai una cavolata del genere, poi non dico che la conseguenza è ovvia, però è facile che si, cioè, ad Ascoli le tifoserie non si incroceranno mai. Chi organizzava il servizio d'ordine? Io no, fuori, io no, via. Io no, degradato, quindi qualcosa è successo. Poi dopo ci sono colpe, ma ci sono anche lacune, chiamiamole così. E alla fine però chi paga sono i DASPO, non sono certamente le altre che tu ti auspicheresti. Ad ogni modo concludiamo qui, ci vediamo domani sera e ci sentiamo soprattutto domani sera al Del Duca. Un saluto a tutti da Alberto Acrementi, Sandro Conti ed grazie in regia a Eugenio Gaspari. Arrivederci a tutti. Radio Gol, risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.